Ragazzi, buongiorno, nuova ricetta, scusate i capelli. Allora, ciambella con gocce di cioccolato nello stampo da budino, due uova medie, aroma di vaniglia, olio di semi di girasole, 35 minuti a 180 gradi in forno alla cottura, 250 g di yogurt alla vaniglia o qualsiasi altro yogurt, quello che avete va bene, 300 g di farina 00, una bustina intera di lievito, 70 g di gocce di cioccolato fondente, 150 g di zucchero semolato bianco, zucchero a velo per decorare. Allora, il procedimento anche ve lo leggo perché ho visto il video ricetta dal canale Tutti a tavola con Uccia su YouTube. In una ciotola mettere le uova, il sale, un pizzico, lo zucchero, mescolare con le fruste elettriche, deve essere un composto, deve venire un composto cremoso, color della vaniglia, insomma, giallino. Più mettere l'olio e la vanillina, aggiungere lo yogurt, mescolare ancora, setacciare la farina e aggiungerla al composto, mettere le gocce di cioccolato alla fine, imburrare e infarinare lo stampo da budino, ok? Io ce l'ho azzurro del Lidl, mettere lo zucchero a velo dopo averla appunto tolta dallo stampo, tagliare e mangiare. Questa è. Io però oggi le uova le ho finite e l'olio di semi di girasole è anche finito e quindi userò l'olio di oliva. E piuttosto un pochino di latte invece che le uova. Vedremo come viene. Gli ingredienti sono questi, a parte l'olio e le uova che non le ho, ma voi potete secondo me farlo anche senza uova che viene bene lo stesso. Lo stampo da budino è questo qui. Lo yogurt userò questo perché 250 grammi, 125 più 125 fa 250. Zucchero a velo, lievito vanigliato questo qui, vanillina, gocce di cioccolato, lo zucchero quello lì adesso lo misuro. 300 grammi di farina adesso va misurata, poi la metto qui dentro con le fruste elettriche. Frulliamo, montiamo tutto in modo che venga un bel composto, poi mettiamo le gocce di cioccolato, mettiamo l'impasto qui dentro, imburrato, infarinato, ok? Questo non va lavato in lavastoviglie perché perde i pezzi dopo un po', l'ho già ricomprato 40 volte. Adesso metto tutti gli ingredienti in una ciotola, metto un pizzico di sale, metto le uova eccetera, mescoliamo con le fruste elettriche, vado a misurare lo zucchero e la farina, poi vado a setacciare appunto la farina, il lievito, lo zucchero a velo come ultimo ingrediente. A dopo. Questo deve essere il composto cremoso con l'olio, la farina, lo zucchero, le uova, il latte se non avete le uova, la vanillina, adesso metto gli yogurt e le gocce di cioccolato, imburriamo e infariniamo la teglia rotonda da budino o qualsiasi altro stampo secondo me va bene, ma se volete che sia una ciambella dovete avere lo stampo da budino rotondo, se no usate un altro stampo va bene lo stesso, se volete fare una torta classica senza essere una ciambella, io voglio provare a fare la ciambella con le gocce di cioccolato, appunto la sto facendo. Perché la ciambella classica senza gocce di cioccolato, solo margherita, non mi piace che non sa di niente, ok? Quindi a dopo. Uscisse fuori. In forno 180 gradi, 35 minuti. Ragazzi, questo è il risultato finale della ciambella. In forno da un lato si è gonfiata di più, invece di, cioè stava quasi per uscire fuori da una parte sola della teglia. In forno sembra che qua non sia molto cotta perché è ancora un po' molle, ma speriamo sia cotta. È un po' storta, sembra la Torre di Pisa. Comunque il risultato finale doveva essere tutto dritto, cioè doveva essere tutto alto uguale. Invece così sembra dritto, invece così è storto perché si vede che qui è più alto e di là è più basso, perché appunto prima in forno stava uscendo da una parte l'impasto, ma è buona lo stesso. Adesso ci metto lo zucchero a velo sopra e la tagliamo e poi la mangiamo per merenda o dopo cena. A presto. Provate anche voi, magari a voi viene meglio e non viene tutta storta. Non so come mai è cresciuta da una parte e dall'altra no. Stava quasi per uscire solo da una parte della teglia, stava uscendo. Ho messo forse troppo composto dentro quello stampo piccolo per budini. Comunque buono, direi che mi piace, è invitante.